Ciao a tutti da AC News. Vediamo il trailer di Bad Teacher, un insegnante da sballo. Subito dopo, le notizie di oggi. È il primo giorno di scuola. Porca puttana. Elizabeth, tu non dovresti insegnare. Sei la persona meno adatta a fare l'insegnante che io conosca. Non mi serve una lavagna a una classe per dare l'esempio. Che cosa vuoi? Tu lei è marijuana? No, è marijuana medicinale. Oh, si rimetta. Ciao Elizabeth, ti va di mangiare un boccone? Insegni ancora ginnastica? Certamente. Vaffanculo. Fantastico, un successone, ok? D'ora in poi, il mio lavoro sarà trovare un uomo che mi mantenga. Ehi, salve! Scott della corte. Elizabeth Olsen. Sono il supplente. Bello orologio, è uno Jaeger LeCoultre? L'ha fatto mio nonno, azienda di famiglia. Adoro come gli brillano gli occhi quando sorride. Gliela sbatterei in faccia. Tu e tua moglie vi siete trasferiti in città? Non sono sposato, ho appena chiuso con una ragazza. Aveva un gran cuore. Enorme. Se mi rifacessi le tette mi salterebbe addosso. Ma costa un patrimonio ogni tetta. E ce ne vogliono due, purtroppo. Magari vincerai il bonus. Oh, cavolo! Quale bonus? Per l'esame statale. L'insegnante la cui classe ottiene il punteggio più alto riceve un bonus. E mi vince ogni anno. Le cose stanno per cambiare qui dentro. La ricreazione è finita. Questo weekend c'è il lavaggio auto. L'anno scorso ho fruttato $6,000. Facciamolo. Oh, cacchio. Ha chiamato il padre di Lauren Reisman. Dice che dovremmo farlo ogni weekend. È pazzesco! Chi sa rispondere alla mia domanda? Tu, Ciccio. Mi sono preso una cotta. Anch'io ti trovo fantastico. Grazie, per Amy. Non credo che tu sia il suo tipo. Oh, perché? È lesbica. Oh! Oh, aspetta! Twilight, che abbiamo detto in classe? Non tirate a lei, addosso a lei! Centrala! Ehi, cazzone! Firmi l'annuario? Reggimi le palle. Cameron Diaz è Elizabeth, un'insegnante delle medie dai metodi poco ortodossi, che dopo essere stata lasciata dal fidanzato, decide di conquistare il professore modello della scuola, un supplente figlio di una famiglia molto ricca. Ma a quanto pare non è l'unica ad aver avuto quest'idea. Nel cast l'ex fidanzato di Cameron Diaz, Justin Timberlake. Il film uscirà in Italia il 2 di settembre. L'attore Stefano Accorsi ha annunciato che prenderà parte al cast del primo film di Stefano Lorenzi, I Calcianti. Il film racconterà gli avvenimenti più importanti del calcio storico fiorentino e verrà girato nell'estate del 2012, ovviamente a Firenze. E per oggi è tutto, arrivederci da AC News.